Beh, anche cosa potrebbe fare qualsiasi paese. Abbiamo fatto abbiamo due strumenti che perseguiremo: la revisione del processo, che è così fondamentalmente sbagliato, per cui io sono assolutamente sicuro che otterrò sia la revisione del processo che l'annullamento di questa sentenza da parte della Corte europea. Voi pensate che, ma assolutamente, perché i fatti sono troppo evidenti. Voglio entrare anche in un particolare per chi potrebbe essere interessato. La sezione seconda della Cassazione Penale nel 2012, il 6 di marzo del 2013 la sezione terza hanno fondato la soluzione che mi hanno dato, piena, su questi fatti. Punto primo, il signor Agrama era una vera azienda che commerciava diritti nel mondo. Due, Berlusconi non è mai stato socio di Agrama. Tre, i prezzi a cui Mediaset ha comperato i diritti erano prezzi di mercato. Quattro, Silvio Berlusconi non aveva fatto interventi su Mediaset e non aveva un potere di intervento su Mediaset. Questi signori, di cui tre dell'estrema sinistra e il presidente che avete e si è da solo illustrato, hanno cambiato tutto e hanno detto che Agrama era un'interposizione fittizia, ridicolo, che io sono stato socio al 50%, che i prezzi dei diritti erano gonfiati e che io sono intervenuto su Mediaset. Quindi è una cosa così lontana dalla realtà. Non c'è nessuna prova e ci sono stati negati tutti i diritti della difesa in numero di 171 tra il primo e il secondo grado. Questa non è una sentenza politica. Ci sono le prove. È una sentenza politica fondata sul nulla, sono sicuro che avrò giustizia davanti alla Corte europea. Presidente, ma lei è convinto che il Presidente della Repubblica sia intervenuto sullo Domandadori? Su questo non voglio intervenire. Grazie. Signori,